Le proteste dei trattori sono arrivate anche a Pesaro. Oltre 150 hanno risposto all'appello che li ha radunati davanti al casello autostradale per poi dirigersi verso gli interquartieri. Una protesta priva di sigle e simboli, soltanto lavoratori del settore agricolo che chiedono un miglior trattamento economico. Purtroppo ad oggi i costi dei nostri prodotti non riescono più a coprire le spese di produzione. E in quanto noi ad esempio compriamo il grano da seme sui 150 euro al quintale, 180, e andiamo a rivendere il nostro grano che produciamo a 20 euro al quintale. E è chiaro che noi dentro non ci siamo più, è proprio una politica, il commercio e tutto quanto sta proprio uccidendo l'agricoltura e noi agricoltori. Qual è l'obiettivo che volete ottenere con queste proteste che oggi arrivano anche a Pesaro e dureranno per tutta la settimana? Rimetterci in condizione di produrre, ridarci anche i contributi, le agevolazioni che ci stanno togliendo, come tra qualche anno non avremo più nemmeno l'agevolazione sul carburante e lì è palese che i prezzi che noi andremo a comprare a maggior prezzo il gasolio riandranno tutti sui consumatori, perché la gran parte dei prezzi dell'aumento del gasolio verrà riversato sulla produzione nostra e aumenterà il prezzo dei nostri prodotti. Cosa volete ottenere e soprattutto cosa serve per risolvere le problematiche che avete sollevato? Serve prima di tutto meno burocrazia. E perché con la burocrazia non se ne può più. Prima di tutto la burocrazia ha un costo, perché se non la facciamo noi la dobbiamo fare agli altri ed ha un costo. Secondo, la PAC, la nuova riforma politica comunitaria, è proprio inapplicabile proprio per questa burocrazia. Si sono inventati quattro ecoschemi. E terzo, un problema che ci affligge nel nostro settore sono i prezzi di produzione e i costi. Rispetto all'industria, al prodotto di fabbrica, voi avete maggiori restrizioni, maggiori attenzioni ancora da portare? Allora, il bello è questo, che noi produttori europei abbiamo delle restrizioni, dei vincoli, dei controlli sanitari e tutto di più. E i prodotti che vengono dall'estero sono proprio liberalizzati, entra tutto di più, tutta mondezza. E questa è una concorrenza sleale, secondo me. Pensate che questa protesta possa cambiare effettivamente un minimo la situazione? Non lo so, noi ci facciamo sentire, però non lo so se cambierà qualcosa. Ci facciamo vedere, però. In quale stato vivono in questo momento gli agricoltori italiani? Qual è la vostra situazione soprattutto? Facciamo fatica ad andare avanti, un po' come tutti gli agricoltori. Io ho un altro lavoro per tirare avanti la mia azienda e per tirare avanti la mia famiglia. Ho tre figli da mantenere, solo con l'azienda non ce la faccio.